Si sono svolti lunedì pomeriggio i funerali di Daniele Gatti, professore di educazione fisica di molti istituti della città, in particolare dell'Oriani di Faenza. Come professionista del mondo dello sport, Gatti ottenne eccellenti risultati. Fu preparatore atletico della tennista Raffaella Reggio, aiutandola a conquistare i tornei nazionali del Grande Slam e il bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984. Fu preparatore di Cristiano Cavini, il pugile buono, titolo italiano dei medio massimi per 2 anni, della nuotatrice Annalisa Nisiro e della Teodora Messaggero Volley, che portò Ravenna ai vertici della pallavolo femminile mondiale. Nel mondo della pallavolo collaborò anche con la SPEM per molti anni e fu il preparatore del Faenza Calcio nell'ultima avventura in Serie C. Come istruttore, Gatti si è sempre rivolto al mondo dei più giovani, in particolare dei più piccoli. Nel 1985, dopo 9 anni della laurea all'ISEF di Bologna, ideò il gioco a sport per gli studenti delle scuole elementari, per avvicinarli a pratiche sportive eterogenee e all'attività sportiva in generale, intesa anche come corretto sviluppo motorio portato avanti evitando la ripetizione di comportamenti scorretti che la pratica di un solo sport potrebbe insegnare nel pieno della crescita. In collaborazione con il CSI, Gatti organizzò per 25 anni il gioco a sport prima di lasciare il timone ai suoi giovani allievi. 2 anni fa, durante la festa per i 30 anni della manifestazione, Gatti ricevette dal mondo del CSI un importante riconoscimento per il proprio contributo alla crescita non solo del movimento locale, ma anche di quello nazionale, di cui fu persino consulente, come fu consulente del CONI e del Ministero della Pubblica Istruzione. Sotto la sua direzione, il gioco a sport contemplò anche progetti di educazione stradale e fu tradotto in opere letterarie, anche in fiabe, per divulgare l'educazione motoria. Le sue idee sono state anticipatrici degli attuali programmi del CONI dedicati al mondo scolastico.